In questo momento si parla molto di trasformazione digitale. In realtà, con i corsi che terremo qui a InSkillLab, penso che sia più interessante parlare di evoluzione digitale. Per cui, quello che io farò in questi corsi è dare la possibilità alle persone di capire come è cambiata la codifica del messaggio in termini di digitalizzazione, perché non è nient'altro che un canale diverso. Per quanto riguarda la fruizione e l'emissione del messaggio, le dinamiche rimangono uguali. Occorre naturalmente avere una visione globale del tutto per poter far sì che tutto quello che è il valore aggiunto della strategia digitale, che sta nella integrazione e acquisizione di dati, porti valore alle aziende e a tutte le attività che fanno, sia online che offline. Per cui assolutamente integrazione totale per quanto riguarda i canali fisici e digitali. Questo penso che sia il valore maggiore che un'azienda deve essere in grado di capire per qualsiasi tipo di strategia che porti a redditività. Ovviamente in ogni strategia di web marketing non si prescinde dall'avere degli strumenti base che in questo momento sono in primis il sito internet, che può essere un sito internet istituzionale o un e-commerce, a cui vanno agganciati altri strumenti che ci permettono di definire la strategia, per cui possono essere le newsletter, possono essere un blog, possono essere semplicemente dei social. Tutto questo perché? Perché ci permettono di targettizzare il cliente, costruire un messaggio ad hoc, veramente one to one, per far sì che la comunicazione diventi assolutamente skillata su quello che sono le reali esigenze del cliente o dell'utente.